Buongiorno a tutti ragazzi, innanzitutto voglio un mi piace, un'iscrizione al video solo per il set che vi ho preparato dietro, perché c'è Vita, il V4 di Paolo, il Suzuki di Andrea, un bellissimo esemplare di CBR 954 e il Gamma di Christian sullo sfondo, quindi dovete mettere mi piace solo per questo. Oggi andremo a cambiare la frizione a vita con una antisaltellamento STM e ne spiegheremo anche il funzionamento. A vederla così, corpo unico, sembra una cosa semplicissima, in realtà non potreste sbagliarvi di più. Abbiamo il pezzo bello, il supporto cuscinetto rosso, dado, il mozzo arresto molla, cuscinetto reggi spinta, molla che in STM chiamano evoluzione racing, disco spingi molla, spingi disco, molla secondaria, mozzo arresto tamburo, tamburo vero e proprio e mozzo frizione. Eccola qui, quasi tutta completamente smontata. Questi invece sono i ricambi che ho preso su Omnia Racing proprio dalla STM. Pine, viti e rondelle, rondelle, sfere. Sono i pezzi che, come vi avevo detto, mancavano, perché questa frizione mi è stata regalata dal buon Claudio. Era mancante di alcuni pezzi che ho provveduto a riprendere. Ora riassembliamola e facciamo un po' di teoria. Innanzitutto, a che serve una frizione antisaltellamento? Lo dice la parola stessa, evita che la ruota saltelli in frenata. Quindi, senza frizione antisaltellamento succede questo. Questo sono io a Imola con lo SRAD che è sprovvista di frizione antisaltellamento, come vedete la ruota saltella in frenata, mentre con una moto dotata di frizione antisaltellamento succede questo. Il pilota del video precedente era Christian in pista, vedete che la ruota anziché saltellare derapa. Allora però effettivamente perché una ruota saltella quando scaliamo e freniamo? Innanzitutto chiariamo cosa fa effettivamente una frizione. Una frizione trasmette il moto dal motore alla ruota posteriore. Voi agendo sulla leva frizione non fate altro che staccare e attaccare dei dischi all'interno della frizione, chiamato pacco frizione. Dischi che si dicono guarniti e in acciaio, o dischi condotti e dischi conduttori. Voi azionando la leva della frizione fate sì che questi dischi si attacchino e iniziano a trasmettere il moto alla ruota posteriore. Con una moto non dotata di frizione antisaltellamento, perché quando freniamo e scaliamo forte la ruota saltella? Perché la ruota posteriore viene rallentata dal freno motore molto di più di quanto effettivamente vada avanti la moto. In più la moto è totalmente compressa sull'anteriore, il mono posteriore è scarico, la ruota quindi ha poca aderenza, tende a inchiodarsi e di conseguenza tende a saltellare. Questo perché i dischi guarniti e in acciaio sono attaccati fra di loro e quindi il motore tende a bloccare la ruota posteriore. Infatti, per simulare l'azione di una frizione antisaltellamento, un pilota, quando ha una moto che non ne è dotata, tende in staccata ad azionare un pelo la frizione. Questo fa sì che i dischi si stacchino e la ruota ha la possibilità di girare autonomamente. Perché con una frizione antisaltellamento questo non succede? Semplice, perché quando andiamo a fare le medesime cose, quindi scalare, freno motore enorme, moto scarica eccetera, la frizione antisaltellamento con questo movimento qui riesce a disconnettere i dischi guarniti dai dischi in acciaio, quindi lascia libera la ruota di girare. Questo movimento una frizione normale non lo ha, mentre la frizione antisaltellamento sì. Poi questo movimento può essere fatto in vari modi, la STM usa le sfere, la frizione originale dell'Aprilia RSV4 usa delle piste senza sfere, ognuno al modo proprio. In questi solchi che vedete ci vanno delle sfere su cui corre il tamburo frizione con i dischi frizione. Questo movimento che vedete è il segreto della frizione antisaltellamento e fa sì che la moto non saltelli in scalata. Quindi ricapitolando, senza frizione antisaltellamento i dischi rimangono attaccati fra loro, il freno motore si tira dietro la ruota posteriore e la ruota tende a bloccarsi. Con la frizione antisaltellamento questo non succede, perché questo movimento della frizione fa sì che i dischi si disconnettano tra di loro e lasciano libera la ruota. Spero che il discorso sia stato chiaro, se non ci avete capito niente è molto probabile che è colpa mia, anzi sicuramente è colpa mia. Ora procediamo a montare la STM su Vita. Prima però di vedere il carter frizione di Vita al suo interno, ricordatevi qui sotto www.stapparesin.com per tutto il materiale Momosuki. Andate sul sito e troverete tanta tanta bella roba. Oggi vi faccio la autosponsorizzazione davanti a lui, perché il Momosuki è nato per lui. I primi mesi quando lo vedevo gli facevo oh, Momosuki, colpa sua. Passiamo alla parte pratica. Ok, messo Vita sul ponte, ho già levato il paracarter in carbonio e ho anche levato la carena. Non serve per cambiare la frizione, però tanto volevo fare un cambio dell'olio. Perché...
ho fatto 1500 km dall'ultimo cambio dell'olio, quindi era ora. Apriamo il carter e finalmente vediamo i segreti. Wow. Allora, carter frizione aperto. Prima di continuare, due cose che non vi ho detto prima. Una è la solita: non fate lavori del genere se non siete pratici, fatevi gli affari vostri, lo sapete già. Quando smontate, attenzione alle spinette che potrebbero perdersi, mettetele esattamente nel punto in cui le trovate. Chiaramente pulite le superfici del basamento e del carter per rimuovere la vecchia guarnizione, altrimenti il motore butterà olio ovunque. E in ultimo, non avevo precisato che la mia moto è già dotata di frizione antisattellamento di serie, però chiaramente un STM è migliore. Allora, ve lo faccio vedere più da vicino. Frizione. Dietro a questo ingranaggio c'è l'albero motore, cioè il cuore del motore. Questi sono tutti ingranaggi che servono per avviare il motore. Vedete, c'è il motorino d'avviamento, l'ingranaggetto che vedete più in fondo. E poi l'ultimo ingranaggio, questo qua con la catena attaccata, è la pompa dell'olio. Serve a caricare e a mandare l'olio in tutto il motore. Ora cominceremo a smontare la frizione. Smontate i dischi, ma quando li andrete a rimetterli sulla moto, rimetteteli nella stessa identica posizione, anche il verso intendo. Piccola precisazione, la STM che andrò a montare va con i dischi originali. Tolto il piattello, questi sono i dischi che vi dicevo prima. Dischi guarniti, si riconoscono perché sono particolari. Queste striscette che vedete qui sono fatte di sughero. E dischi in acciaio, lo capite, sono tutti d'acciaio. Ora li rimuoverò tutti. Come vi dicevo prima, prestate attenzione a come li smontate, perché ad esempio questo disco frizione guarnito, che è l'ultimo, è molto più piccolo e stretto degli altri. Ok, abbiamo rimosso completamente i dischi, ora dovremo smontare anche il tamburo centrale, che è questo che gira, perché verrà sostituito da quello STM. Della frizione originale rimarranno solo i dischi e il cestello esterno. Ok, frizione completamente smontata, ora dovremo cominciare a montare l'STM. L'STM dà ottime istruzioni per il montaggio, bisogna solo andare per logica per capire dove vanno alcuni spessori. Ora, come da istruzioni, preassembleremo tamburo e mozzo frizione con spine e sfere. Mozzo e tamburo installati, adesso rimetteremo i dischi frizione. Io ho una fissa, anche se sono usati come in questo caso ma in buono stato, li bagno sempre di olio prima di inserirli. Dischi frizione messi, belli intrisi d'olio, procediamo a montare il resto dei pezzi. Che roba, eh? Questa ha lo stesso difetto dell'ammortizzatore di sterzo, e cioè purtroppo con la moto finita sarà nascosta. Possiamo ammirarla solo così, però qualcosa di bello. Ora ragazzi, non manca tanto. Quando andate a richiudere, mi raccomando, usate solo guarnizioni originali.
costano veramente una cavolata in più, ma ne vale la pena. Quindi ragazzi, abbiamo finito qui, vi risparmio la parte noiosa di questo lavoro, spero di esservi stato utile e di avervi fatto vedere cose fighe. Nei prossimi motovlog vi dirò anche qualcosa sul suo funzionamento. Ricordate di andare su www.stamparesin.com per tutto il materiale Mosucchi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, se no non vi arrivano le notifiche. Io e lei ci vediamo nei prossimi video, ciao!